ciao benvenuti su delta gaming qui è delta89 oggi parleremo della nuova fusione in arrivo probabilmente settimana prossima da quello che ci aspettiamo questo evento sarà una fusione quindi dovremo trovare dei campioni e fonderli per ottenere il campione leggendario in premio non sappiamo ancora se saranno dei rari se saranno degli epici saranno nuovi campioni o meno quello che sappiamo è è che è stato rivelato il nuovo campione che verrà messo in palio per questo evento e adesso quindi andremo a vederlo. Questo campione, eccolo qui, è Maranix, un campione della fazione degli, degli elfi oscuri di tipo attacco e affinità forza. Questo campione da quello che viene detto sarà un nuker, quindi sarà un campione il cui obiettivo sarà fare tanto danno, anche se però guardando attentamente il suo kit potrebbe anche essere un ottimo debuffer per facilitare il danno di un nuker che potrebbe attaccare subito a seguire. Andiamo quindi a vedere le sue abilità. La sua A1 attacca un nemico due volte e ha un 50% di piazzare altri due colpi se il bersaglio è sotto l'hex. Questa probabilità viene calcolata per ogni colpo individualmente, vuol dire che dopo avete fatto i primi due colpi c'è un 50% di possibilità di eseguirne un terzo e poi c'è un altro 50% di possibilità di eseguirne un quarto. Quindi in realtà avete un 25% di possibilità di eseguire quattro colpi, ovviamente su nemici sotto ex. Ci aspettiamo che questo colpo sia molto forte perché in generale quando i colpi sono condizionali tendono ad avere degli ottimi moltiplicatori. Per la prima volta in un evento Plarium ci dà anche la possibilità già di conoscere quali sono gli effetti dei libri che andremo a piazzare su questo campione. Quindi già vediamo che per la 1 avremo la possibilità di mettere 4 libri e tutti e 4 vanno a incrementare il danno, come tradizionalmente succede per le A1. Andiamo a vedere la 2. La 2 attacca tutti i nemici. Ed ha un 75 che con i libri ovviamente arriva a 100. Di piazzare X e riduci difesa per due turni. E questa è una cosa molto interessante, perché la rende l'unico campione in grado di essere il debuffer perfetto per nuker come Tia The Tomb che è il primo campione leggendario che possiamo vincere dalla Doom Tower. La difficoltà difficile, o Ruel, The Huntmaster, che sono due campioni, due nuker estremamente forti, che però hanno bisogno che X sia piazzato. E lei, oltre X, piazza anche Riduci Difesa. Quindi, questa abilità la rende ideale come debuffer, per esempio, nell'arena, in un setup di arena, come terzo campione prima del vostro nuker. Ovviamente dipenderà anche molto dai moltiplicatori di questa abilità non mi aspetto in particolare che questa abilità abbia dei moltiplicatori pazzeschi, mi aspetto principalmente che siano forse la 1 e la 3 ad avere i moltiplicatori migliori. Andiamo quindi a vedere la 3. Attacca tutti i nemici, anche questa ignorerà unkillable e lo scudo. Se i bersagli sono sotto l'effetto di X quindi, se la volete utilizzare, mi aspetto che questa 3 sia effettivamente la sua abilità da nuker. Quindi, se la volete utilizzare come nuker, probabilmente volete avere prima di lei qualcuno che piazzi X. E poi andremo a vedere quali sono le opzioni che abbiamo a disposizione attualmente nel gioco, perché non sono molte. Ma se gli avversari hanno X, lei ignorerà anche il Killable e lo scudo. Lo scudo sicuramente è utile eh, ignorarlo, perché, per esempio, se l'avversario ha e ignorerà lo scudo di Gris, se hanno un bolster set o un set scudo ignorerà quello scudo, uh, se hanno Necret anche ignorerà lo scudo piazzato da Necret. Per quanto riguarda Unkillable sarà sicuramente utile perché ignorerà l'effetto del set Swift Parry oppure ignorerà le abilità uh, di alcuni campioni che potreste trovare in arena come Skull Crown per esempio, anche se ormai ai livelli oro non se ne trovano molte, ma soprattutto le Orius. Andiamo avanti. Nel caso andiamo a uccidere dei nemici, e si spera che lo facciamo, andiamo a piazzare Unkillable su Delay per un turno se, se il nemico non aveva X, o per due turni se il nemico aveva X. E questo è ovviamente estremamente utile per mantenerla in vita in ottica di rieseguire questa abilità un turno successivo nel caso alcuni avversari siano sopravvissuti. Qui con i libri possiamo arrivare a 4 turni e il danno è incrementato di un altro 10%. In totale, non sono tanti libri su questo campione, quindi potrebbe essere anche abbastanza accessibile buccarlo. Infine, andiamo a vedere la sua passiva, che è un'abilità molto particolare. Perché, cosa ci dice? Resetta il cooldown di Nextorable End, che è la sua A3, ogni volta che questo campione uccide un nemico sotto l'effetto di X. E come abbiamo detto,. Prima di eseguire la 3 vorremmo sempre che i nostri avversari abbiano X, quindi ci aspettiamo che in una battaglia tipo arena avremo un campione prima di lei che piazzi X su tutta la squadra avversaria. O in un contesto PvE contro l'Idra soprattutto, o in Doom Tower o in altri ambiti, diciamo che lei stessa al turno prima piazza X e riduci difesa sugli avversari. Quindi in generale ci aspettiamo che X ci sia. Ci aspettiamo che la sua A3 elimini un avversario e quindi la sua passiva, che non ha cooldown, quindi vuol dire che avverrà sempre, resetterà automaticamente la sua A3. Il che vuol dire che ogni turno potremo eseguire la sua A3 fin tanto che ogni turno riusciremo a uccidere almeno un nemico. E ovviamente questa abilità, se i moltiplicatori fossero buoni, sarebbe eccezionale. Ovviamente va anche valutato quali sono le stat di questo campione, per esempio qual è in particolare il parametro di attacco. Se avesse un, un valore di attacco base che di 1.005 sarebbe devastante, combinato con dei buoni moltiplicatori. Quindi in generale, come per tutti i nuker che vengono messi in palio durante questi eventi, tanto dipende da quali sono, qual è il loro danno. Però questo campione, a differenza di tanti altri nuker ha anche nella sua A2 un'ottima potenzialità come debuffer per supportare altri nuker. Quindi in realtà, anche se i suoi moltiplicatori non dovessero rivelarsi eccezionali, potremmo comunque considerare di investire risorse per vincere questo campione solo per il fatto che se abbiamo Tia e Tia dovremmo averla tutti prima o poi in quanto è il primo campione della Doom Tower, quindi arriveremo a un certo punto a ottenerla, anche se è la Dun Tower Hard quindi ci vuole un po' più di tempo o Ruel per chi per caso è riuscito a ottenerlo durante il gioco per finire altro aspetto della sua passiva l'ultima parte incrementa l'attacco di questo campione del 5% per ogni nemico sotto X quindi se avete 4 nemici sotto X ecco qua che andiamo a incrementare del 20% L'attacco di questo campione Quindi praticamente è un mini incremento attacco Diciamo il buff incremento attacco Se non lo avete oddio, Se usate arbiter sicuramente lo avete Però se per caso dovesse usare un altro speed booster O avesse una strategia diversa nel vostro team eh, Per il quale non dovesse avere eh, Il buff incremento attacco Questa sua passiva sicuramente contribuirà A incrementare il suo attacco Se invece dovesse avere arbiter Si andrebbe a sommare e sarebbe ancora più danno Andiamo quindi a vedere adesso rapidamente quali sono i campioni che hanno la capacità di piazzare X e quindi i campioni che possono essere combinati con lei o prima o dopo. Come abbiamo detto i due campioni ottimali dopo di lei possono essere Ruel o Tea. Vediamo adesso invece quali sono i campioni utili da mettere prima di lei per piazzare X sulla squadra avversaria. Una cosa che potete fare è aprire il vostro browser, andare sul sito di LAIDS, sulla pagina principale, se scrollate un pochino. In basso avete qui quattro opzioni e noi ci interessa adesso cercare un debuff che è il Lex. Quindi poi andiamo a scrollare finché non lo troviamo. Eccolo qui. E qui ci mette lui la lista dei campioni che hanno quel debuff raggruppati per EOI singolo bersaglio o a caso in questo caso ci interessa i campioni che hanno un ex EOI e in questo momento nel gioco ce ne sono solo quattro abbiamo Cleopterix lo stesso Ruel a breve ci sarà anche Maranix in questa lista mitrala e Vildrax. adesso sinceramente io tra questi quattro Suggerirei di utilizzare Mitrala, in quanto se avete Ruel, molto probabilmente utilizzerete lui come nuker e MaraNix la utilizzerete come debuffer prima di lui. Cleopteryx può essere una soluzione, Vildrax è l'opzione più accessibile, diciamo in quanto è un campione epico. Però in realtà non lo valuto più accessibile di Mitrala, in quanto comunque Vildrax sì, è un campione epico, però dovete trovarlo. Adesso io lo ho perché Vildrax un anno fa fu messo in palio come una fusione, ogni tanto qualche fusione epica esce, ed era abbastanza semplice ottenerlo, quindi l'ho presi. Però in realtà non l'ho mai usato. Mitrala invece teoricamente dovremmo averla tutti a un certo punto, perché la possiamo vincere con i frammenti dall'Idra. Anzi, vi suggerisco di, di concentrarvi sull'Idra il più possibile, almeno finché non avete vinto Mitrala, poi in generale in realtà conviene continuare un pochino a investire sull'idra sia per ottenere un po' di, di anime sia per ottenere gli equipaggiamenti eh, stone skin. Comunque andiamo a vedere velocemente Mitrala, quindi... Anzi, andiamo a vederla da qui. Eccola qua, Mitrala. Davvero molto bello come campione, esteticamente. La sua 1 è molto, molto efficace contro i boss. In arena, invece, non la utilizzerete molto perché no, non serve a tanto l'avvelenamento. La sua 2 è l'abilità che ci interessa perché attacca tutti i nemici. Piazza X per due turni. E in più piazza 60% incremento difesa e incremento attacco sulla vostra squadra. E questo è ottimo perché vi dà l'incremento attacco che vi serve per MaraNix. Vi dà un incremento difesa che in generale fa sempre comodo in arena, nel caso qualcuno dovesse sopravvivere per uh, poi continuare la battaglia senza rischiare. E piazza X che è l'obiettivo per il quale la state mettendo in questo momento nel vostro team. Poi la sua A3 invece rimuove i debuff che in arena è sempre comoda come abilità, soprattutto se combattete contro un Hegemon, di solito la, la resistenza di Mitrale è estremamente elevata, quindi riuscite a resistere a Hegemon e poi con uh, la sua A3 potete eliminare il blocco skill da tutti i compagni o in generale potete rimuovere qualunque debuff e poi mette Strength and Shield e Scudo su tutti quanti. In più la sua passiva rende gli dà la possibilità di applicare pietrificazione sugli avversari sotto ex quando ti attaccano e pietrificazione è ottimo perché fa perdere un turno praticamente come se fosse uno stun riduce il danno subito dagli avversari questo è vero però toglie anche tutti i buff dagli avversari e infine questa è una sua caratteristica eccezionale il valore della sua resistenza è incrementato del valore della sua Precisione. Quindi voi la builderete con una precisione altissima e quella precisione automaticamente si convertirà anche in resistenza. In più, la sua aura aumenterà la resistenza, ma in arena non vi interessa. Quindi, diciamo che questo campione è davvero buono per l'arena e quindi potrebbe essere la soluzione ottimale se Maranix si dovesse rivelare un ottimo nuker per l'arena. Altrimenti, se Maranix non dovesse essere non dovesse avere un danno sufficientemente elevato ribadisco potrebbe essere davvero un campione eccezionale come debuffer se avete ruel o tea e li volete utilizzare come nucleo e con questo è tutto per Maranix aspettiamo che più informazioni vengano rivelate prepariamoci per settimana prossima che l'evento dovrebbe cominciare nel frattempo questo weekend ci sarà un evento 2x per le schegge Void Viola. Quindi farò un altro video in cui aprirò le schegge che ho a disposizione. Se questo video vi è piaciuto e vi è interessato, lasciate un like, iscrivetevi al canale per supportarmi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.